Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti di nuovo eh, ai webinar di riconnessioni. Eh, ci sentiamo su questo canale ormai da marzo perché i cambiamenti e le sfide introdotti dalla pandemia eh, continuano e direi perdurano anche in quest'anno scolastico 2020-2021. La Fondazione per la Scuola, quindi tramite Riconnessioni, eh, continua ad organizzare dei cicli di webinar per affrontare l'incertezza eh, che, eh, a cui ormai siamo tutti sottoposti, e sfruttarla come opportunità eh, di formazione, collaborazione e crescita. Prima di iniziare, due parole sul progetto di riconnessione, anche se m, molti di voi eh, sanno già di che si tratta e conosce eh, il progetto che è una delle più estese, integrate azioni di scuola digitale in Europa e non solo. È un modello di compagnia di San Paolo eh, che viene realizzato a Torino da Fondazione per la Scuola e ehm, supportato e realizzato a Cuneo eh, grazie alla Fondazione CRC. Eh, il progetto ehm, è attivo diciamo, su quattro diversi eh, livelli. Eh, il primo è quello di portare la fibra ottica veloce nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Di coinvolgere il, il, i, i docenti in un strutturato percorso di formazione e di sviluppo professionale, eh, di moltiplicare le risorse a disposizione delle scuole pubbliche e private attivando eh, sinergie tra gli attori eh, in campo eh, e promuovendo un nuovo modello di scuola digitale basato sulla relazione eh, tra eh, creatività, inclusione e innovazione. Eh, cosa ci porta questo nuovo ciclo di, 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 labora, di webinar? Eh, intanto partiamo dal DigiCompedu, eh, e, eh, avremo sei appuntamenti eh, nei mercoledì eh, che eh, ci accompagneranno da oggi fino al 16 dicembre. Eh, ogni webinar sarà dedicato ad un'area del DigiCompedu, eh, condividendo attività ed esperienze pratiche con indicazioni per gestirle. Anche eh, in questo momento in cui probabilmente bisognerà ricorrere alla didattica digitale integrata, eh, i webinar sono corredati di materiali eh, e di approfondimento che saranno disponibili sul sito di riconnessioni per poter realizzare subito eh, queste, le attività che proponiamo e per innescare eh, approfondimenti per eh, autoformazione successiva. Il webinar di oggi è dedicato alle, alla costruzione di attività didattiche a partire da uh, risorse e strumenti digitali. Um, avevo dimenticato di attivare la webcam, eccomi. Uh, approfitto per presentarmi. Io sono Chiara Ciocciola e per le connessioni mi occupo del coordinamento di tutte le attività uh, di formazione uh, che facciamo. Eh, dicevo che appunto il webinar di oggi è dedicato alla costruzione di attività didattiche con strumenti e risorse digitali. Um, intanto uh, alcune indicazioni tecniche prima di iniziare. Uh, durante il webinar potrete fare delle domande utilizzando uh, il piccolo pulsantino a forma di punto interrogativo che vedete uh, sulla vostra destra. Uh, cliccando su quel pulsante accedete ad una sorta di chat condivisa in cui potete porre delle domande che a cui uh, risponderemo in chat oppure verranno poste i relatori nei momenti dedicati alle domande. Tutti i materiali appunto eh, saranno disponibili sul sito di riconnessioni e ehm, ai, ai partecipanti del webinar, cioè a voi che siete collegati, verrà rilasciato un attestato che arriverà un automatico alla fine eh, del webinar eh, sulla mail a cui vi siete iscritti al, al webinar. Eh, per quanto riguarda questo argomento, vi chiediamo di non scrivere domande in chat, ma di eh, scriverci magari in seguito eh, all'email la fondazione scuola.it. Eh, se si verificassero dei Problemi tecnici eh, per sovraccarichi di rete, eh, noi eh, perduriamo e continueremo il webinar in modalità audio in stile radiofonico. Ma adesso eh, diciamo entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, eh, abbiamo a disposizione un'ora. Eh, il l'obiettivo di questo diciamo prima, primo webinar è quello di conoscere eh, nuove attività legate al tema di oggi, eh, condividere le idee di tutti, i momenti dedicati interattivi che appunto seguiranno e di raccogliere poi tutto il materiale eh, che riusciremo a raccogliere eh, e a condividerlo con voi in seguito appunto insieme alla registrazione e agli approfondimenti che abbiamo preparato. Eh, dopo il webinar rimanero, rimaneremo ovviamente a disposizione per altre informazioni e approfondimenti, sempre al solito indirizzo Riconnessioni, eh, Sono con noi oggi come relatori Veronica Ruberti del team di Riconnessioni eh, che eh, con l'intervento Risorse Digitali dove trovarle e come selezionarle. Eh, Luca Raina docente, formatore, autore, esperto di didattica innovativa, che ci mostrerà un'attività didattica. Eh, da fare eh, in classe e dopo un'attività pratica live di Caccia al Tesoro, che vi sp spiegheremo più tardi, eh, abbiamo con noi invece Enrico Gallotto, eh, docente dell'Istituto Comprensivo Ilarealp di Torino, eh, che eh, ci racconterà la sua esperienza di eh, eh, appunto comunicazione eh, e eh, diffusione di contenuti digitali creati insieme alle classi attraverso il blog della scuola. Eh, quindi, eh, dopo questa eh, prima parte introduttiva, passo, invito qui sul palco, eh, sul nostro palco virtuale, eh, Veronica Roberti, eh, e, eh, che insomma, eh, come al solito ci, stupera, ci stupirà con i suoi magici archivi. Veronica, te la parola. Te <ride> Grazie Chiara. Il prossimo ci saranno ottimo, grazie mille Chiara. Eh, dovrei essere già in presentazione in condivisione di schermo. Sì, la, vedo l'icona verde, eh, per cui iniziamo subito oggi, insieme in quest'ora di tempo, esploreremo insieme le varie fasi che ci portano a poter saper eh, costruire attività didattiche con, con strumenti digitali. Insieme a me in questi primi dieci minuti facciamo la prima fase, ovvero voglio creare delle attività didattiche, devo trovare e se eh, selezionare dei materiali che possano essere utilizzati liberamente a seconda dei miei scopi. Abbiamo una sfida qui però, perché la sfida di oggi è che io voglio costruire la mia attività didattica con degli strumenti digitali, però voglio anche avere il diritto di poterlo diffondere pubblicamente in un'ottica di condivisione anche per dare l'esempio ai miei alunni, soprattutto adesso che faremo sempre più eh, in questo periodo d'emergenza eh, eh, didattica online, e dare l'esempio su come si utilizzano i materiali che troviamo online. Per poter vincere questa sfida è necessario conoscere le licenze aperte e Creative Commons. Facciamo quindi un primo passo di chiarimento su questo aspetto. Allora, partiamo dal nostro bisogno in quanto docenti. Per poter creare delle attività didattiche ho bisogno di, qui a lato vediamo, o illustrazioni o fotografie o video o brani musicali. E la domanda che io docente nel momento in cui costruisco un'attività didattica che voglio poi diffondere e pubblicare, devo farmi è, posso usare questi materiali? Oggi facciamo, prendiamo un esempio che però vale per tutte queste categorie. E l'esempio è posso usare questa immagine? Le risposte possono essere tre. Le risposte possono essere sì, punto, sì, ma puntini puntini a determinate condizioni oppure no. Partiamo dal no. Il no, sono tutti quei materiali, quindi, foto, brani, e via dicendo. Che eh, troviamo eh, su internet, ma che non eh, specificano alcuna licenza di utilizzo. Quando non specificano alcuna licenza di utilizzo, significa che sono coperti da diritto d'autore e noi non potremo utilizzarli per i nostri scopi, non potremo modificarle, non potremo eh, diffonderle. Quindi questi vanno evitati. La risposta: sì corrisponde a tutti i materiali che troviamo in internet descritti e regolamentati dalla licenza in pubblico dominio. La zona più ricca di sfumatura è quella centrale, che è Posso usare questa immagine ma a determinate condizioni e le condizioni più importanti che ci possono interessare a noi docenti sono la, Posso utilizzare questa immagine ma devo citare chi l'ha creata Posso utilizzare questa immagine ma non posso modificarla, la devo utilizzare così com'è. Oppure posso utilizzare l'immagine, ma non posso usarla per scopi commerciali. E credo che nel nostro caso, nell'ambito scolastico, questo eh, può essere facilmente evitabile. Tutte queste eh, condizioni eh, sono oh, descritte nel, in quelle immagini che sono, o materiali, appunto, che sono regolamentati da licenze Creative Commons. Ma dove posso trovare e come posso selezionare le immagini in Creative Commons? Facciamo un esempio passo dopo passo insieme. Allora, prima di tutto il sito che vi consiglio per, come punto di partenza per la ricerca è il sito di Creative Commons, qui trovate il link. Una volta che eh, cliccate questo link atterrerete su questa home page e dovrete... Eh, cliccare questo bottone cerca musica fotografie ed altro. A questo punto eh, eh, comparirà questa interfaccia di ricerca e dovremo eh, digitare qui la parola chiave dell'immagine dell della fotografia che ci serve. Consiglio sempre di fare delle ricerche in inglese perché ovviamente se si fa la ricerca con parole chiave in, in inglese si attinge a una vastità ...di materiali più ampi rispetto a eh, le, eh, restringere la ricerca solo all'italiano. Per cui io in questo caso sono interessata a cercare una fotografia di albero, quindi clicco Digito Tree e poi clicco Search. Una volta cliccato Search comparirà questo schermo, avrò delle anteprime in cui visualizzo tantissime immagini di alberi. In questo caso sono tutti pini eh, e dovrò verificare che eh, le licenze eh, che regolamentano l'utilizzo di queste foto me lo permettono. E qui c'è l'elenco delle licenze Creative Commons che andando a, selezionerà, a, a selezionare una di queste licenze potrò filtrare la ricerca e restringere la ricerca in modo che io possa visualizzare e quindi trovare solo le foto regolamentate da quella licenza adatta al mio utilizzo. Non ci preoccupiamo se non capiamo questi simbolini perché ad ogni licenza corrisponde un bottone punto di domanda che mi spiega in maniera operativa che cosa posso e che cosa non posso fare. Nel caso di questa che ho evidenziato in questo esempio che è la cc by nc cc by vuol dire che devo cre dare credito cioè attribuire la paternità o la maternità dell'opera e il dollarino sbarrato vuol dire che non lo posso usare per scopi commerciali. Una volta trovata l'immagine, eh, qui c'è la conferma dal, della licenza. Qui il box viola evidenzia il testo che dovrò sempre copiare e incollare ogni volta che utilizzerò questa immagine perché la licenza mi richiede di attribuire la paternità o la maternità dell'opera e cliccando questo bottone verde andrò sul sito da cui posso scaricare l'immagine in alta definizione e il processo così si conclude. Ma abbiamo un'idea, posso cercare materiali, libri di diritto d'autore non solo sul sito Creative Commons, ma anche negli archivi digitalizzati online di grandi fondazioni, di grandi librerie, di grandi musei, perché in questo modo posso trovare quello che mi serve per il mio progetto, per la mia attività didattica, ma al contempo posso scoprire la vastità e la bellezza di questi archivi e anche scoprire appunto il patrimonio culturale di queste entità. E qui ci sono alcuni esempi. Questo è l'archivio, le immagini digitalizzate dalla Biodiversity Heritage Lab, Library, che sono tutte in pubblico dominio e sono illustrazioni digitalizzate da manoscritti de, di fine 800, per cui sono in pubblico dominio, che non tratta solo di flora, ma anche di fauna, soprattutto marina, oppure si trovano molto ta molte tavole anche per chi è interessato, diciamo, sul... Di Ornitologia sono molto dettagliate e molto affascinanti. C'è anche la New York Pu Public Library che è, ha un vasto settore rispetto all'epoca eh, del tempio egizio, e, ma anche di eh, opere d'arte giapponesi, sculture. Invece il Metropolitan Museum of Art ha una vasta, una vasta collezione di mappe antiche, per cui è interessante sfruttarle anche per attività non solo di geografia o storia, ma anche per utilizzare la mappa come innesco di uh, attività di scrittura creativa, per cui per anche per materie più, più letterarie e, e linguistiche ma dove posso trovare e come posso selezionare questi archivi di cui vi ho fatto vedere le, queste illustrazioni molto affascinanti. Il sito eh, che mi sento di consigliare non è il sito diretto a queste fondazioni, ma è un sito intermediario che è e di cui trovate il link qui, che cosa fa questo sito intermediario? Raccoglie tutte le opere in pubblico dominio, li dig le digitalizza migliorandole perché i colori sono più vivaci, li troverete più vivaci, cate categorizzandoli. Per cui io consiglio di partire da questo sito, cliccare pubblico dominio così si filtrano tutti i materiali so e si trovano solo quelli in pubblico dominio e poi cercare o per parole chiave o per categoria, Bo eh, per esempio botanica e via dicendo. Una volta che si seleziona la tavola che interessa eh, si troverà eh, riferimento alla licenza qui, scusate, si potrà scegliere il formato qui e si potrà scaricare in formato web size se quello che volete realizzare è un'attività fruibile sul web, per cui vi serve un'immagine più leggera o in formato originale se il vostro progetto implica la stampa, per cui l'immagine deve essere impeccabile. Eh, e qui c'è il bottone download, in questo caso vedete ridownload perché io l'ho già scaricata. Qui consiglio un, uh, un altro archivio online più legato all'arte e al design e allo studio etnografico, che è una fondazione americana interessante. Non ve la faccio vedere live perché ho poco tempo, perché permette di filtrare le opere d'arte per colore, che è interessante. Per attività con i più piccoli, ma soprattutto con un meccanismo di ehm, selezione avanzata che permette di filtrare le opere per cultura africana, indo, indonesiana, cinese, via dicendo, per periodo storico e, e per copyright. Allora, il, la questione rispetto ai Creative Commons e ai materiali digitali che possiamo utilizzare per fare le nostre eh, attività è molto vasto. Io oggi mi sono concentrata solo rispetto alle immagini. Sappiate che se volete approfondire il tema su materiali eh, in licenza libera, audio e suono, vi consigliamo di seguire un webinar del 12 marzo di riconnessioni che si intitola creazione contenuti digitali, suono e voce. Disponibile a questo link che parlava proprio di questo, mentre il, il webinar del 19 marzo intitolato Laboratorio di creatività digitale disponibile a questo link suggerisce delle attività didattiche per la classe e archivi online specifici per ogni disciplina. Quindi questi sono dei consigli di approfondimento. E quindi chiudo eh, ricordando, provando a fare l'elenco puntato di quello che può essere stato appreso in, in questo primo intervento, che è formulare strategie di ricerca per trovare e selezionare risorse digitali, considerare le condizioni e le restrizioni che possono limitare l'uso e il riuso di risorse digitali. E valutare l'efficacia di una risorsa in relazione agli obiettivi di apprendimento. Ovviamente, se si utilizza un'immagine, una risorsa di archivio della Biodiversity Heritage of Library è, ha un impatto, ha un risvolto di apprendimento più culturale, più legato al patrimonio, in più ulteriore rispetto a cercare delle fotografie su altri siti. Su altri siti. Ora lascerei però la magia a Luca Raina perché con queste immagini di pini, abeti, castagni che ho trovato su Reupixel mi sa che è arrivato il momento di dare spazio alla creatività e iniziare a creare. Esatto, grazie Veronica. Eh, ricordo che i materiali eh, che eh, Veronica ha mostrato e anche quelli dei webinar precedenti che ha citato saranno inclusi. Eh, nel, nei materiali di condivisione di questo webinar per cui poi troverete tutto. Eh, lascio quindi la parola a Luca Raina, grazie di essere qui e eh, non vediamo l'ora di eh, scoprire la tua attività. Va bene, eh, benvenuti a tutti e grazie per l'invito eh, diciamo che Veronica insomma, non ha fatto altro che eh, preparare il terreno insomma, ci sta capita fagiolo eh, ancora eh, questa metafora perché in realtà l'attività che ha pensato è un'attività un, eh, diciamo, un po' strana in realtà non è strana in quanto contenuti ma eh, forse anche un po' ma è strana forse per la, lo scenario è un, in alcune scuole comincia a essere uno scenario eh, non soltanto plausibile ma adottato, in altre forse con le nuove eh, restrizioni, la nuova normativa potrebbe diventare anche eh, molto più, ehm, più veridico. Allora eh, mi è stato proposto quando eh, si parlava di fare questo, eh, questo intervento eh, un scenario di questo tipo in cui la classe eh, presenta due mh, mh, vincoli. Il primo vincolo è che eh, non è tutta in presenza, ovvero sia parte della classe in presenza e alcuni alunni, eh, non stiamo a, a distinguere tra metà o altre frazioni, ma alcuni alunni eh, frequentano eh, o si Collegano da casa attraverso il digitale, la tecnologia, una piattaforma eh, dell'istituto. Eh, Dall'altro, il secondo vincolo quindi era eh, cercare di utilizzare eh, questa risorsa, questa attività, eh, di modo che potesse esserci una sinergia tra chi è a casa e chi invece è in classe. Ehm... Non è semplice perché, in realtà, eh, mi sono chiesto come poteva essere fatta una cosa del genere, cercando davvero di riuscire a stimolare qualsiasi, mh, tutti gli alunni. Ma in realtà la cosa più interessante che viene in mente è che un'attività di questo genere occorre differenziare i ruoli degli alunni, in cui il digitale diventa per alcuni uno strumento non soltanto necessario, ma è veramente indispensabile, perché sennò non può frequentare, non può um, fare lezione, e dall'altro naturalmente è un, un, um, uh, un elemento di restituzione. Il secondo vincolo era questo, eh, non tutti gli alunni hanno il digitale a portata di mano, cioè a parte quelli che sono naturalmente a casa. Ecco, eh, immaginiamo magari che non ce l'abbiano nemmeno, ovvero sia che l'unica cosa che possono utilizzare è la LIM, quindi il proiettore o la lavagna interattiva, se lo si usa in modo un pochino più tecnologico, eh, che è un semplice proiettore, e naturalmente il computer e la connessione dell'insegnante. Siccome non mi è stata neanche um, dato come um, diciamo obbligatoria la possibilità di um, tararlo su una, una classe, abbiamo pensato che la, il primo ciclo, quindi la primaria e la secondaria, potrebbe inquadrare uno scenario abbastanza frequente. Quindi ricapitolo con i vincoli: insomma, sembra davvero di fare la caccia al tesoro che ci sarà tra poco. Um, una classe divisa in parti, una classe in presenza, quindi degli alunni in presenza e degli alunni che in realtà sono Collegati eh, da casa, eh, da casa, naturalmente hanno eh, accesso alla tecnologia perché si collegano e eh, invece in classe no, ovvero sia, l'unica cosa che possono fare è vedere eh, quello che viene fatto eh, attraverso la Lim eh, su una piattaforma o un qualcosa che eh, vedremo eh, permette di interagire con loro. Ecco, in realtà non è uno scenario molto remoto perché capita, non in tutte le classi si ha a disposizione un tablet o più tablet per ogni alunno, anche se effettivamente è una cosa che piano piano si sta diffondendo. E eh, non in tutte le classi è ancora prevista la possibilità di lavorare in modo eh, di didattica digitale eh, integrata, cosa che invece, ad esempio, alle superiori viene fatto. Ecco, eh, proviamoci, nel senso che ehm, da queste premesse ecco che cosa è nata. Io intanto mostro il mio schermo, che dovreste vedere, eh, fatemi cenno, sì, si sì, vede, eh, questa è l'attività che avevamo pensato, ecco che c'entrano gli alberi, perché tutto nasce naturalmente da una serie di um, vincoli dal punto di vista didattico. Allora, che cosa imparano um, gli alunni a fare nel momento in cui uh, affrontano questo tipo di attività? Uh, prima di tutto l'idea era fare una, una uh, didattica usando delle fonti, delle fonti online. Perché delle fonti online? Perché naturalmente gli alunni a casa hanno a disposizione il computer, il collegamento a internet, quindi se si collegano con la classe e con l'insegnante naturalmente possono farlo anche andando a visitare e eh, interagire con delle risorse. Ma naturalmente l'idea era anche di avere degli alunni in classe che non possono collegarsi alla rete, quindi l'idea è cercare una sinergia in cui si lavora in analogico e in digitale contemporaneamente. Questa idea ha portato alla differenziazione di ruoli all'interno di un percorso di didattica digitale, in cui alcuni alunni hanno un compito, altri alunni hanno un altro compito, ma l'attività è fatta dalla sinergia di queste due attività. E naturalmente l'idea è ripensare all'approccio um, diciamo all didattico del web. Quest cane in realtà è un approccio che è molto diverso da quello che eh, viene suggerito in questo caso, ma a cui vi rimando per avere una vera e propria eh, inquadratura eh, dal punto di vista metodologico, quindi sapendo che cos'è il web che si può stravolgere un po' come quando si fanno le parodie, insomma. Eh, L'idea è sapere bene i contenuti di genere per poterli cambiare. Naturalmente, un'attività eh, non eh, prevede una classe specifica, eh, sebbene possa essere eh, pensata per le ultime classi della scuola primaria e per tutta la seconda Uh, è una risorsa che uh, è un'attività che uh, ha vari obiettivi didattici, non soltanto quelli del Digicom, perché vedremo, ci muoveremo all'interno di uno spazio digitale, ma anche naturalmente dei contenuti di, diciamo, di, um, dei contenuti di tipo uh, geografico-culturale ma è anche un'attività che si lega agli obiettivi per la cittadinanza e la sostenibilità quindi insomma eh, io vi do un'infarinatura poi è possibile curvarla a seconda delle vostre esigenze tempo di questa attività è un paio d'ore sicuramente per la preparazione del materiale, vedremo che cosa preparare e eh, io credo che in un'ora, eh, forse qualcosa di più, se volete tenere dei tempi lunghi oppure dare la possibilità in un secondo momento di lavorare eh, sull'esposizione dei contenuti, eh, a occupare un paio d'ore. Ecco, secondo me è un'attività veloce, naturalmente è un'attività che poi può essere modificata secondo le esigenze, quindi si può incollare e attaccare ad altri contenuti. L'idea di questa progettazione didattica è una progettazione per cianca, per mattoncini che si costruiscono l'uno sull'altro per arrivare a, uh, alla costruzione di senso. Allora, vediamo, insomma, finalmente. L'idea nasce essenzialmente da un sito che probabilmente voi conoscerete già. Io invece mh, mi sono imbattuto, insomma, in questi mesi di. Um, Didattica um, a distanza e che insomma, forse da domani ricomincia, è una, più che un sito, è un raccoglitore, un repository di um, um, un'iniziativa che è quella dell'Albero Europeo dell'Anno, che è un'attività um, francamente molto interessante che coinvolge molti paesi europei, non soltanto i paesi dell'Unione Europea, ma insomma è allargata e che ogni anno fa sì che vengano candidati degli alberi culturalmente oppure semplicemente botanicamente interessati. Interessanti da parte di un paese europeo. Uh, questi um, alberi vengono raccolti in una scheda corredata di fotografie, di video e tutta una serie di altri dati che confluiscono all'interno di questa grande ehm, banca dati eh, e che ehm, di anno in anno ri richiede la possibilità ehm, di votare per far sì che venga aggiudicato il primo posto ehm, tra gli alberi. È veramente una competizione molto interessante perché i protagonisti non sono certo ehm, eh, le persone che votano e basta, ma sono vere e proprie riscoperte della storia culturale quindi un paesaggio non soltanto geografico ma culturale ehm, europeo e tra l'altro alcune storie sono affascinanti e vi inviterò poi a, a, a perdervi diciamo, come mi sono perso io all'interno del sito perché ogni albero eh, naturalmente eh, corredato da una scheda scientifica ha anche una storia che è il motivo per cui viene candidato e lo rende specifico e speciale rispetto ad altri ecco L'idea è a partire da qui. Naturalmente l'attività uh, richiede una preparazione, che parte da quest'idea: gli alunni in classe lavoreranno su schede didattiche preparate dall'insegnante, chiamiamolo un dossier, uh, che è fatto a partire da uh, una vera e propria nomenclatura, anche tecnica, uh, riguardo a alcuni alberi del paesaggio europeo. Ecco l'aggancio con la geografia, ovvero sia. L'idea di far passare che la flora, ma anche la fauna, ma in questo caso la flora, è collegata a un certo tipo di ambiente e a un certo tipo di eh, cultura, perché ehm, insomma, non c'è bisogno di scomodare la cultura del castagno, c'è del bressaggio. Eh, alcuni alberi eh, rappresentano in modo indelebile un'impronta culturale in alcuni territori. Ma Vedete che si può parlare anche di storia, questo è naturalmente uno dei chunk che si può unire. L'idea quindi era costruire un piccolo dossier cartaceo. Per gli alunni che sono presenti in classe, un dossier cartaceo che riguarda appunto alberi che vengono citati all'interno dell'albero del periodo dell'anno e invece invitare gli alunni a distanza, a visitare la risorsa con una scheda di lavoro per poter leggere e confrontarsi su quelle che sono le caratteristiche dell'albero europeo. Come prima cosa, l'insegnante eh, deve costruire uno spazio di condivisione del materiale, che non è una condivisione con la classe, perché la classe vedrà quello che faranno gli alunni da casa, che è semplicemente un puzzle che permette di far lavorare assieme gli alunni a distanza. Gli alunni non hanno, um, eh, che non sono in classe non hanno nessun problema. Perché effettivamente, se si collegano eh, per mh, seguire la lezione o meglio l'attività, hanno la loro connessione, hanno il loro dispositivo, avranno soltanto bisogno di uno spazio nel quale incontrarsi. Esistono vari spazi, esistono varie piattaforme, ma un buon Padlet, che se non conoscete, eh, vi invito naturalmente a scoprire, ma so che siete bravissimi, permette essenzialmente di eh, fare da imbuto, da raccordo agli alunni che sono eh, a distanza. Ogni Padlet, che è condiviso tramite link, prevede naturalmente la possibilità di commentare ed è preparato secondo uno schema semplicissimo l'idea di, di um, mettere le consegne ovvero sia invitare gli alunni a casa eh, collegati in remoto a andare a leggere quelle che è eh, le consegne visitare il sito l'albero europeo dell'anno e compilare un post ovvero sia aggiungere sotto eh, l'albero che è stato assegnato, qui ne ho scelti 5 casualmente tra quelli presenti nell'albero europeo dell'anno. Vi faccio vedere, si parla di castagno, tra cui un bellissimo castagno di Vares in Portogallo. C'è anche un bellissimo video che spiega che cos'è, eh, per quale motivo è storicamente interessante, anche se è classificato al sesto posto. E gli alunni devono, ops, perdono, e gli alunni devono andare a compilare la scheda con il nome dell'albero, la specie, l'età la regione, lo stato e naturalmente copiare, incollare, no, ma riassumere l'attività legata alla storia. Quindi in un certo senso l'attività di ricerca all'interno di un um, vero e proprio sito, questo è il concetto del web. Tra l'altro, se volete essere molto più, um, chiamiamolo, um, geograficamente attivi, potete anche chiedere di localizzare, vedete qui è possibile segnalare Attraverso le coordinate geografiche e l'esatta posizione del nostro albero, eccolo qua, che ci porta non soltanto a fare una cosa eccezionale, cioè capire dove siamo nel mondo. Eccolo qui, vado a farvi vedere, siamo nell'entroterra portoghese, ma con una cosa ancora più affascinante andare a visitare niente meno che l'albero. Se io prendo l'omino eh, che mi permette, si chiama Street View, la possibilità di vedere la strada. Non soltanto io so localizzarlo, ma guardate un po', adesso non lo troveremo mai più. Eccolo qui il nostro castagno, vedete? L'abbiamo visto praticamente in diretta. Non un bel posto, insomma, più bello l'albero dell'intorno. Possiamo anche lavorare sul fatto che a volte la cultura dell'immagine è fatta attraverso un'inquadratura e un vero e proprio pensiero di come rappresentare le cose. Però la storia dell'albero è interessante. Detto questo, <coughs> Abbiamo preparato quindi un padlet che viene condiviso con gli alunni in remoto e eh, naturalmente l'insegnante deve esplorare il sito per capire quali sono gli alberi, perché in base al numero degli alunni che sono collegati si sceglieranno 1, 2, 3, 4, 5, un numero eh, imprecisato, un no, numero corrispondente scusate, agli ehm, alberi che sono scelti. Altra cosa da fare prima di lanciarci nell'attività è costruire una rubrica di valutazione. All'interno del dossier didattico eh, ho già preparato per voi una rubrica di valutazione che servirà naturalmente per dare un voto agli alunni, ma anche per dare delle indicazioni, o meglio un feedback su quello che è stato fatto. Sia gli alunni a casa sia gli alunni in presenza verranno valutati su attività di comprensione, adesso vedremo cosa faranno gli alunni in presenza, di partecipazione e naturalmente la lettura delle fonti o dei grafici e l'esposizione finale. È ovvio naturalmente che questa attività condiziona. Uh, naturalmente, l'attività e conviene prima andare a pensare alla rubrica legata agli obiettivi di apprendimento prima di andare a declinare l'attività stessa. Una volta che abbiamo preparato il tutto, uh, abbiamo visto anche l'idea di costruire un piccolo dossier. Per creare un dossier si può usare qualsiasi. Um, strumento, uh, basta dal libro a um, um, schede del manuale, insomma io vi ho messo un link a un uh, vero e proprio vademecum uh, di botanica. Uh, naturalmente, siccome è, uh, abbiamo nome e cognome di chi l'ha fatto, quando faremo le fotocopie per la classe potremo sicuramente citarlo. Uh, non lo stampiamo tutto, ma metteremo citazione date ed ecco ad esempio che. Uh, ci eh, sceglieremo soltanto quelle 2, 3, 4, 5 schede da um, dare agli alunni in classe. Siccome gli alunni a casa um, lavorano su una risorsa digitale, lavoreranno ognuno su una risorsa digitale, gli alunni in classe possono lavorare contemporaneamente sulla stessa risorsa, quindi possiamo dare il ginepro comune, sempre che ci sia tra quelli scelti, a più di un alunno fotocopiando o stampando insomma, questa um, questa scheda. Non importa se non possono lavorare in modo collaborativo diretto, possiamo anche darli a um, alunni che stanno a un metro e mezzo di distanza l'uno da dall'altro e invitarli a lavorare contemporaneamente, magari tenendo un tono di voce um, basso, sulla uh, stessa risorsa. Che cosa dovranno fare gli alunni um, quando hanno il dossier didattico? Uh, lo vediamo presto. Andiamo a prendere la nostra Uh, risorsa, eccola qui, che cosa devono fare? Beh, gli alunni in classe semplicemente dovranno a, a, a lavorare su quello che hanno rispondendo a una serie di domande, agli alunni, alunni in classe viene consegnata una scheda del dossier casuale, o, diciamo scena, ad esempio Pino Silvestre, e um, dovranno studiare la tipologia della foglia, quindi magari ridisegnandola, riprendendola, imitandola con la plastilina, insomma a seconda delle anno, eh, degli anni che hanno gli alunni, ma importante andare a creare una mappa per l'areale di diffusione. Ecco, questa è la cosa che ci importa perché lo salderemo con l'attività che staranno facendo gli alunni a casa. Ogni scheda didattica infatti ha un areale, non eh, troviamo l'abete bianco in tutta Europa, ma lo troviamo soltanto in, alcuni, in alcune zone. Eh, lo vediamo nel scheda queste sono le zone che guarda caso corrispondono ai rilievi infatti e questa è l'attività che dovranno fare con l'aiuto dell'insegnante in classe andare a leggere questo grafico Mentre gli alunni uh, a casa lavoreranno sulla comprensione del testo scritto, gli alunni in classe lo lavoreranno sulla comprensione del grafico. Se la cosa vi sembra strana, che si lavora su cose diverse, non preoccupatevi: nella fase di esposizione e restituzione, gli alunni scambieranno anche attraverso il tablet le informazioni alla classe, di modo che ci sia un, un apprendimento che vada sui due assi. Naturalmente bisogna insegnare a leggere questo grafico, ma è molto semplice. È una piramide che indica sulla sinistra l'altezza, se siamo in una, a nord, eh, un versante nord, a sud, eh, nel versante sud, che indica a quale altezza possiamo trovare eh, l'albero. E naturalmente viene colorato a seconda di dove lo troviamo, non in pianura, sì sul piano collinare, ma soprattutto nel piano montano e piano alpino in questa fascia. La cosa diventa interessante perché possiamo unire la geolocalizzazione fatta con, um, a distanza con la localizzazione sulla mappa uh, bianca. A questo punto quindi la risorsa um, Padlet viene eh, condivisa con gli alunni in remoto che visitano il sito, trovano l'albero assegnato alla classe, ad esempio uno per ogni alunno collegato, leggono le informazioni relative, riportano le informazioni sul Padlet come abbiamo visto e si esercitano per l'esposizione orale del contenuto. L'attività inizia ad arrivare al suo um, momento conclusivo perché dopo che gli alunni hanno lavorato sul uh, dossier... Quindi hanno studiato e appreso quella che è la caratteristica di uno degli alberi sul quale stanno lavorando gli alunni uh, in remoto. Hanno visto com'è la foglia, la reale diffusione e hanno colorato la loro piantina. Ecco che gli alunni in presenza possono dire qual è l'albero sul quale hanno lavorato. Lo dicono mentre gli altri ehm, alunni sono collegati a distanza e eh, avremo un momento d'incontro perché gli alunni che hanno lavorato sul castagno diranno semplicemente che cos'è, eh, dove è diffuso, quali sono le sue caratteristiche, mentre gli alunni che hanno lavorato in distanza sapranno collegare, magari mostrare se gli si permette di collegare, ehm, di condividere lo schermo o addirittura raccontare la storia di un castagno interessante, come ad esempio lo, il castagno di Valvest in Portogallo che ha una storia decisamente articolata. L'attività si chiude naturalmente con una valutazione, io direi, di tipo formativo, nel quale si darà un feedback su come si è lavorato in base a quei criteri che abbiamo visto nella griglia di, uh, di lavoro e uh, c'è tempo anche per una condivisione. La condivisione può essere fatta naturalmente a partire dal padlet, che può essere tenuto così o, meglio ancora, arricchito. In un secondo momento, quando si chiederà agli alunni di andare a casa, si condividerà anche agli alunni a casa perché a casa avranno sicuramente anche loro una piattaforma didattica lo stesso link e si inviterà a Trasporre l'attività fatta in classe nel link. E naturalmente invece agli alunni che hanno lavorato in remoto sarà chiesto di leggere quello che hanno pubblicato gli alunni che hanno lavorato in classe per completare la loro parte di attività su il castagno, la vete o il pino silvestro. L'attività di valutazione quindi è sicuramente rubrica um, di valutazione sulle quattro assi, ma l'idea è anche fornire dei feedback personalizzati in modo che poi. L'insegnante che è sparito, ha lavorato soltanto in queste due ore e poi non l'ho più citato, sarà dal punto di vista tecnico un assistente per quello che è l'attività in remoto e in presenza invece un facilitatore dell'attività. Io direi che abbiamo sparato di un minuto, ma ci siamo. Grazie mille Luca della spiegazione puntuale. E a proposito appunto di eh, chiamo eh, qui anche Veronica, perché ho delle domande sia per Luca che per Veronica. e Intanto eh, sono arrivate varie domande sul Padlet, ma appunto eh, lo sperimentiamo dal vivo. Eh, se eh, la regia mi condivide lo schermo, eh, allora inviterei tutti a, ad andare su questo link. Ehm, che vedete sullo schermo. E intanto chiedo a ehm, Luca di specificare un po' eh, cos'è eh, il web quest e poi se la rubrica di valutazione può essere appunto modulata rispetto ovviamente alla classe e alle competenze che in quel momento si possono valutare. Uh, chiaro, intanto cioè, volevo fare i complimenti per la sinergia clamorosa che ci, che ci unisce, siamo empatici, siamo partiti dalle foglie, siamo andati al palette, quasi. <ride> è bellissima questa cosa, ma detto questo, allora, sicuramente il web quest è una metodologia didattica, è una metodologia didattica molto efficace che in realtà eh, detto in modo banale è un invitare gli alunni a usare le reti in modo la rete in modo strutturato, ovvero sia sì, l'insegnante che decide quali sono le risorse su quale si farà un'attività. Pone una domanda, la domanda potrebbe essere: eh, quali sono le capitali più alte a livello su, di, su, sul livello del mare e del mondo? Gli alunni non vanno a caso a cercare, anche se vabbè, questa è una cosa semplice, naturalmente la struttura e la complessità della domanda che invita poi a ricercare molto più a fondo all'interno delle, delle, delle fonti. Ma è l'insegnante che fornisce. Fonti sul quale ricercare. Quindi è l'insegnante che costruisce di solito un dossier, formato da un numero, insomma, variabili di fonti, che sono siti internet o fotografie e immagini che sono già disponibili nella rete. Quindi è una ricerca mirata. Eh, naturalmente il lavoro è più importante per l'insegnante perché sarà lui che selezionerà fonti affidabili, particolarmente adatte all'età degli alunni, e sicuramente ehm, che permettono di dare la risposta alla domanda che, che ha fatto. Quanto alla rubrica di valutazione, naturalmente la rubrica,. Di valutazione l'ho costruita io, nel senso: si costruisce con una serie di strumenti che ho messo all'interno della sitografia e della biografia e si può tarare naturalmente in base alle competenze. Non avendo una, una classe di riferimento, ho provato a essere molto fluido, dare possibilità sia agli alunni più piccoli che quello più grandi. ma Naturalmente, il clima è un, uh, diciamo un argomento che si copre dall'elementare fino all'università l'area di diffusione delle piante assolutamente perché si chiama ecosistema o bioma e quindi davvero le competenze sono tantissime. Forse un pochino meno variabili sono le competenze di cooperazione, eh, però è ovvio che sono importanti per tutti e si può pensare che cosa vuol dire collaborare o cooperare con responsabilità a seconda dell'età. Possiamo pretendere qualcosa di più dai più grandi, magari per i più piccoli possiamo essere un pochino più, um, più tolleranti, ma non troppo. E a proposito di collaborazione, appunto, eh, vi ho invitato a raggiungere il link eh, che vedevate nelle slide, che vedete anche qui ora live sul sito web, eh, appunto un, publet, un Padlet, eh, in cui vi invitiamo, eh, voi partecipanti, insomma, che siete a casa, a eh, condividere con noi eh, eventuali archivi utili per la didattica che avete trovato, che conoscete, altri strumenti per gestire attività ibride. Tipo quello che stiamo presentando, eh, o a pensare ad altri argomenti o temi su cui progettare attività come questa. Eh, mentre appunto eh, eh, parliamo, vedete appunto che la bacheca si, potua, si, pop, si popola e quindi è un po' il meccanismo che eh, proponiamo di eh, attivare. Eh, durante la lezione in classe che eh, appunto eh, ci ha appena illustrato Luca. Eh, faccio solo un'ultima domanda velocissima a Veronica per poi passare al prossimo relatore, ma vi invitiamo a insomma, continuare ad aggiungere eh, le vostre osservazioni sul, sul Padlet sulla bacheca. Veronica ci chiedono se le immagini ricercate attraverso la ricerca su, su Google sono tutte in Creative Commons o si devono citare gli autori. No, la maggior parte delle foto che si trovano su Google Images senza attuare una, una, eh, una, um, un filtro di ricerca avanzata sono la maggior parte dei casi eh, coperte da diritto d'autore. Eh, teniamo per buono questa frase. Se io trovo un'immagine e non c'è scritto sotto quell'immagine pubblico dominio o una licenza in Creative Commons, automaticamente vuol dire che di default quell'immagine è, in è, è, è regolamentata da diritto d'autore, per cui non la potremmo utilizzare. Però, sempre su Google Images, si possono attuare dei meccanismi di ricerca avanzata. Sotto la barra di Google Images c'è un menu a tendina in cui c'è scritto filtra per licenze d'utilizzo, andando a eh, scegliere quella in pubblico dominio o Creative Commons. Perfetto. Questa eh, diciamo, strategia di ricerca eh, che fa parte anche un po' delle competenze sul webcast che diceva prima eh, delle competenze, comunque delle attività che si possono svolgere in questa attività eh, è eh, descritta anche in altri webinar che abbiamo fatto che di nuovo saranno eh, linkati nella pagina in cui eh, Troverete tutti i materiali di questo webinar. Eh, vedete che nel Padre c'è un'ultima colonna che non viene compilata perché, appunto, riguarda l'attività che invece eh, ci illustrerà adesso eh, Enrico Gallotto. Eh, ringrazio Luca e Veronica per gli interventi e chiamo qui invece Enrico. Eh, che invece ci descriverà uh, un'attività uh, che da anni, da molti anni, porta avanti nell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Torino. Uh, e appunto passo la parola a te per non togliere la sorpresa su, su questa tua attività. Grazie Enrico. Credo tu abbia il microfono disattivato. Questo intervento potrebbe anche chiamarsi una storia comune, perché in effetti sono tantissime le scuole che da anni gestiscono eh, blog o altre, forme, insomma, altre piattaforme per la comunicazione di contenuti eh, digitali realizzati nelle scuole. Mm. E vorrei mh, un attimo eh, partire, non voglio partire per farvi perdere troppo tempo, ma un minimo di, di preistoria di radionote. Eh, ve la voglio fare perché si tratta in realtà di ben eh, 15 anni di attività del, di questo blog. Eh, con qualche anno precedente, eh, nel quale il contesto si configurava un po' in questo modo, la storia di molte scuole, e eh, lo dico, eh, c'è un motivo per cui ovviamente lo dico, e si tratta essenzialmente della gestione del tempo scuola flessibile e dell'utilizzo di classi e gruppi aperti, un, un tema che torna adesso e tornerà sempre più alla, alla ribalta. Eh, erano gli anni appunto in cui sto parlando del 97-2004, eh, Radio Note nasce all'inizio all del 2005, eh, no, la nostra scuola sperimentava appunto un tempo di scuola flessibile e in due giornate la settimana. Tutti gli insegnanti della scuola media, sto parlando scuola secondaria di primo grado, avevano due ore di laboratorio e tutti, di tutte le materie, si mettevano in compresenza a gestire dei laboratori. Questi laboratori erano eh, divisi in attività integrative obbligatorie, diciamo le attività che venivano così assegnate dal consiglio di classe o per l'approfondimento o per il recupero di alcune abilità e poi le attività integrative e facoltative che i ragazzi sceglievano due tornazioni durante l'anno, sei mesi e sei mesi, e in queste attività erano gli anni della globalità dei linguaggi, eh, il momento in cui ce, si cercava veramente di convincere tutti i colleghi, anche quelli un pochino più resti, che eh, recuperare le, alcune attività eh, trasversali poteva, come dire, eh, aiutare anche nello sviluppo delle, 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 delle mh, abilità riguardanti le proprie, le proprie discipline. Eh, lo dico ed è importante perché eh, Avanti, là, ecco, ehm, nel momento in cui si riusciva a far capire che anche all'insegnante di matematica, che il fatto che il proprio ragazzo in difficoltà eh, recuperasse alcune delle abilità necessarie attraverso la danza piuttosto che il teatro, insomma, è, Fu una, una, buona, una buona conquista. Eh, C'era anche un'altra esigenza, come spesso succede negli istituti grandi: alle volte non, eh, i docenti tra di loro e le classi non conoscono le esperienze fatte dagli altri, eh, come dire, dei grandi tesori sprecati e eh, anche un atteggiamento come dire, quasi un po' consumista. Si fa l'attività, ci si lotta tanto, poi la si butta via, si passa avanti. Quindi, le necessità importanti erano quelle di documentare. E di condividere, lo so che condividere è il verbo più utilizzato in questi, in questi anni, però veramente di condividere tra insegnanti e tra ragazzi le, le esperienze, eh, anche quello di creare dei veri e propri portfogli delle competenze. Non di rado, non di rado i ragazzi all'esame di terza media partivano proprio dai laboratori, soprattutto i ragazzi più in, dif in difficoltà, quindi partivano da un'esperienza pratica e condivisa. Eh, Tanto per ricordarlo, ma non solo, erano gli anni del, del primo Pentium, sono proprio quegli anni lì 93-99, del primo computer e delle schede di elaborazione eh, video, la Matrox Millennium, che ad esempio avevamo noi che voleva dire che per montare tre minuti di video noi mandavamo in rendering il sabato mattina, poi il, bidello, il custode della scuola stava attento di notte a vedere cosa succedesse, e il lunedì speranzosi andavamo a vedere se la macchina avesse conchiù, concluso il montaggio. E spesso e volentieri la macchina si era piantata perché non, era, non aveva sufficiente memoria. Eh, pensate in 15-20 anni che, 15 che cosa è successo. Adesso abbiamo tutto in, in tasca, in mano, con i nostri cellulari erano gli anni in cui tutto diventava iper, testuale, multimedia, interattivo, tutto aumentato in qualche modo. Ora, eh, l'altra esigenza che vale ancora adesso, sicuramente, è che eh, i ragazzi è giusto perché è, è uno delle, dei procedimenti di realtà evolutiva, quella di. di eh, Cercare di, di, di trovare una propria strada, una, affermare le proprie potenzialità e trovare il proprio io. però è anche bene che i ragazzi abbiano delle esperienze eh, di, eh, comunitarie in cui si lavora assieme e in cui si ha eh, una, un qualche senso di appartenenza a una comunità scolastica. La mia scuola è fatta di, al 90% di ragazzi di famiglie eh, extracomunitarie che hanno bisogno di inserirsi, hanno bisogno di sentirsi eh, partecipi di una storia. La storia la possono far loro. Eh, oltretutto. Eh, con questi, con il blog, ad esempio, nel nostro caso. Eh, c'è stata la possibilità di confrontarsi col territorio e far conoscere anche alle famiglie da vicino che cosa stavamo com, com, eh, combinando in scuola. E certo se parlo di raccontare, viene a tutti in mente lo storytelling, no? perché è un po' l'idea di poter raccontare non necessariamente attraverso i linguaggi solo verbali, ma anche attraverso tanti altri linguaggi. Ed ecco qua un po' riassunta la storia della, della nostra scuola e del blog. Eh, Partecipammo all'inizio ad un progetto che si chiamava Edida Blog. L'idea era un po' quello di fare un podcast. Quindi, in realtà, eh, elaboravamo dei, degli audio che sono ancora presenti nel, sul blog: degli audio che andavano eh, a confluire in un canale al quale ci si poteva scrivere, si poteva eh, riascoltare la storia a puntate, diciamo, prodotta dalle nostre redazioni. In quel caso, avevamo una redazione web perché. Quei laboratori con le ore di compresenza ce lo permettevano, era un grande valore. Poi col tempo, chiaramente, come si fa a, a non eh, utilizzare l'immagine o il video? Quindi io lo chiamo un po' il nostro, è eh, un ambiente ibrido, è una sorta di blog aumentato, come quelle che hanno tante scuole. È aumentato, ma è anche integrato. È integrato perché è una delle piattaforme eh, citate nel piano della didattica digitale integrata, quindi assunte, dalla scuola eh, per le quali i genitori firmano anche delle liberatorie e si completa il, il, così il, il gruppo di piattaforme che interagiscono tra di loro è il sito scolastico ufficiale della scuola il sasso dello stagno di cui vi parlerò tra poco e il canale la, nel nostro caso una, una piattaforma che ha un canale YouTube di istituto sul quale depositiamo così i materiali video che sono sempre molto pesanti eh, Sarebbe bello poter parlare a lungo, ma lo apro solo così come, com, come suggestione. Cosa possa voler dire documentare ancora adesso? No? Eh, che sia un'esperienza formativa è in dubbia. Vi dicevo prima, le volte si fanno con le classi delle attività e poi non c'è mai il momento dell'autovalutazione, il momento in cui si, si rivedono con calma le cose. No? Eh, dicevo che poi. Ottimo il blog per formare veramente delle, de, del portfolio, delle, ehm, una sorta di portfoglio individuale. Pensate adesso con la didattica a distanza, cosa può voler dire? Speriamo di no, speriamo di essere liberi per gli esami di terza media da questo incubo, però, cosa potrebbe voler dire anche a distanza poter aprire questo portfoglio che è il blog d'istituto e partire dall'appunto dalla dal lavoro che il ragazzo ha fatto, presentarlo, senza contare quello che eh, adesso che, eh, si parla molto di collaborazione, per il fatto che questo, questi lavori spesso sono fatti in collaborazione con gli altri. Vi dicevo della grande fortuna che abbiamo avuto allora e che adesso è sempre più difficile da, da, da ritagliare nei tempi, nelle modalità, quello di avere ad esempio una redazione web che si, di ragazzi ovviamente che si occupa di... Eh, scrivere i contenuti degli articoli, raccogliere i materiali elaborati. Spesso questo invece è eh, lasciato alla buona volontà e al tanto tempo da mettere a disposizione eh, da parte di alcuni docenti. Eh, ancora una piccola suggestione e riflessione: documentare vuol dire partire prima di fare la cosa. Eh, bisogna chiedersi veramente molto bene per, perché stiamo preparando quei contenuti che verranno prodotti sulle nostre piattaforme, eh, per chi li stiamo preparando, come li vogliamo preparare. E, come voler dire, si progetta anche la do documentazione e la documentazione parte prima della realizzazione di un'attività. Eh, chiaramente adesso si è superato il problema di, di come farlo, gli strumenti li abbiamo, li abbiamo in tasca, ci sono piccole accortezze, si possono imparare più o meno le tecniche, ricordandoci sempre che per noi a scuola non sarà mai importante il risultato dal punto di vista tecnico, tecnologico, ma saranno importanti i contenuti che noi riusciamo a, così, a, a comunicare, a raccontare si sono ovviamente ci sono vedrete il nostro blog eh, può essere non è un, un esempio eh, virtuoso di, 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 di precisione e di correttezza lo vedrete nella storia perché stiamo parlando di 15 e più anni di storia vedrete quanti errori abbiamo fatto anche noi cose che non si fanno più ora Mi, in particolare per quel che riguarda non so le riprese il fatto di avere le eh, liberatori dei minori e così via le abbiamo recuperate molte eh, nel tempo abbiamo, e alcuni articoli li troverete se Avrete voglia di navigare il blog, li troverete bloccati perché sono in fase di, cioè richiamare un allievo di 15 anni fa per fargli firmare il liberatorio è una cosa a quanto difficile. Cerco di, di, di chiudere. Eh, ci, ci chiedevamo che cosa vuol dire poi mantenere nel tempo queste attività. E beh, guardate, tutte le piattaforme social devono essere tenute sempre vive e, e in grado di, di, di rinnovarsi, di pubblicare, di rivacitarsi in continuazione, se no veramente tendono a essere pagina morta. Eh, bisogna che qualcuno insegua i colleghi che spesso sono anche poco motivati o non pensano di potercela fare nel, nel chiedere di documentare le attività che fanno, di, di, di produrre i materiali. Lo so che è un lavoro in più. Però veramente eh, ne vale la pena, voglio dire, se non fosse altro per poter condividere con i colleghi, con la scuola e con le famiglie i materiali e le attività. Ne hanno parlato per fortuna già prima eh, ver eh, Veronica e, e Chiara, il problema dei diritti d'autore, le Creative Commons, le stesse immagini che ho usato io in questo caso sono... Tutte di libero eh, dominio, tanto è vero che non, eh, non ho citato alla fine del, del mio lavoro nessuna fonte, non ho dovuto eh, citare alcun riferimento alle Creative Commons perché erano proprio eh, piccole immagini di pubblico dominio. Qua sono riassunte appunto quelle che possono essere le competenze riferite alle Dici Con VEDU, ve lo andate poi a vedere perché vedo che il tempo scorre. Per trovare il nostro sito andate su eh, la, il campo di ricerca di google digitando radionote e eh, viene fuori questo ora eh, chiaramente vedete ma hai parlato di tutto questo non abbiamo visto neanche per un attimo il sito il sito è questo è un sito di wordpress sul quale è appoggiato il nostro eh, il nostro blog eh, come vedete la, noi abbiamo dato uh, priorità priorità al, alle immagini, al racconto fatto attraverso le immagini, eh, tendendo sempre a rimanere molto asciutti nel eh, testo dell'articolo, anche perché in questo momento non ci sono ragazzi in grado di scrivere, qua non c'è una redazione, non siamo organizzati in questo periodo per farlo, per cui chi gestisce il sito, il blog, ha deciso solo di introdurre l'articolo e lasciar parlare alle immagini. Eh, però, però, collegato, vi dicevo che è un insieme eh, è un insieme di piattaforme in realtà che stanno lavorando, ad esempio, abbiamo questa è la nostra dirigente che ha voluto eh, parlare con i ragazzi, in ecco, collegati al, al nostro blog c'è ad esempio il sasso nello stagno. Il sasso nello stagno, che dovrebbe aprirsi così, esatto, è e l'attipico gazzettino, il giornalino di istituto fatto, vedete proprio come. Che si sfoglia, che ricorda molto il cartaceo, e dove i ragazzi scrivono in modo più approfondito. Ecco qua da ogni classe di tutta dalla primaria, per la verità anche dall'infanzia, dall raccontano le maestre per i bambini sino alla secondaria e primo grado, eh, una volta al mese esce anche diciamo, un approfondimento in cui il testo ha il suo, trova il suo giusto spazio. Non so se riesco a uscire di qua. Eh, volevo farvi ancora vedere solo questa cosa, eh, come si fa a gestire un, uh, un blog su uh, WordPress. Eh, è molto semplice, WordPress è un CMS, cioè è un, una di quelle piattaforme che eh, possono essere gestite anche da chi come me non ha molte conoscenze di programmazione, in quanto, vedete, la creazione di un articolo è semplice, si crea un articolo. Digitando ovviamente delle parti di testo e inserendo tutti i materiali attraverso una sorta di eh, composizione a blocchi. Ogni blocco vi permette già una serie di eh, incorporazioni. Sì, c'è tutto: c'è la parte video, c'è immagini, tabelle, c'è di tutto. Praticamente eh, è una sorta di programmazione a blocchi e di composizione a blocchi della pagina. Credo di dover chiudere qua. Eh, se avrete voglia di visitarci, Radio Note, il podcast dell'ICI Lari Alpi di Torino. Grazie. Grazie a te Rico. Eh, tra l'altro mi eh, sorprende davvero la, la storia che questo blog ha, perché c'è da veramente tanti anni, e soprattutto eh, in questo momento un'attività organizzata eh, con un processo così eh, eh, come dire. Un processo strutturato per collegare le attività didattiche alla comunicazione anche verso l'esterno eh, di quelle che sono le attività della scuola è molto importante e significativo anche eh, per esempio nella comunicazione con, con le famiglie eh, in questo momento anche molto delicato. Ehm, io eh, siamo arrivati insomma alla fine eh, del, de, del webinar, mi trovo costretta insomma a salutarvi. Ehm, eh, abbiamo diciamo, accorciato il format eh, delle, delle, delle nostre formazioni perché sappiamo che siete tutti eh, molto, molto impegnati nelle attività ordinarie. Della scuola che in questo momento sono molto complesse. Ricordo che appunto su, sul sito di riconnessioni condivideremo tutto quello che abbiamo fatto oggi, compreso il Padlet in cui potrete ritrovare anche i link reciproche di attività, diciamo, oltre a quelle di cui abbiamo parlato oggi e soprattutto le istruzioni passo passo per poter fare l'attività. Eh, che ha eh, prima illustrato Luca La Raina per usare gli archivi di Veronica e per approfondire il processo organizzativo e eh, didattico del blog di cui ha parlato Enrico. Eh, quindi eh, ringrazio tutti i relatori di oggi per essere intervenuti, eh, tutto il team di riconnessioni per il lavoro che c'è dietro eh, a tutti i webinar e ringrazio soprattutto voi che avete partecipato. Ci vediamo il prossimo mercoledì. Uh, quindi l'11 novembre, sempre alle 5, uh, per il prossimo webinar uh, didattico di riconnessioni. Buonasera a tutti.